Allora, stasera, buonasera a tutti. Allora, stasera ho intenzione di fare la pizza, sempre se ci riesco, perché io sono un'autodidatta e a volte gli impasti mi vengono, altre volte non mi vengono. Vabbè, ci tento. Allora, io uso 200 grammi di farina Manitoba. Questa è la dose per 3 persone. 200 grammi di farina Manitoba, 300 grammi di farina 00, 4 grammi di lievito fresco. 300 grammi di acqua a temperatura ambiente, 300 millilitri di acqua a temperatura ambiente. Una parte dell'acqua l'ho messa in questo bicchiere e ci ho sciolto il lievito, i 4 grammi di lievito. Poi aggiungerò 10 grammi di sale e 35 grammi di olio. Allora, ho miscelato le due farine, la Manitoba e la farina 00. Adesso, sempre a temperatura ambiente, mi raccomando, ho sciolto il lievito fresco in acqua e ce lo vado ad aggiungere. E poi aggiungo anche i 30 grammi di olio. Ecco qua. E adesso vado a mischiare con le mani. Poi, piano piano, aggiungerò la restante acqua. Il sale, i 10 grammi di sale li metterò alla fine. Vedete, dovete ottenere questo impasto un po' appiccicoso. Dovete continuare a lavorare. Poi è una vostra scelta se continuare a lavorare nella bacinella oppure sul tavolo di legno. Io utilizzo il tavolo di legno stasera quando l'impasto sarà lievitato. Adesso continuerò ad impastare l'impasto per la pizza per altri 5-6 minuti e aggiungerò il sale. L'unico consiglio che vi do, non aggiungete altra acqua e neanche altra farina. Poi, in corso d'opera, ho deciso di usare il tavolo perché la cucina è anche questa, no? Allora, quando si commettono degli errori oppure mentre si cucina si decide di utilizzare un altro metodo. Comunque, guardate, le mani sono pulite, quindi assorbito, diciamo, l'impasto ha assorbito tutta la farina e continuo a a lavorarlo, vedete, con il palmo della mano, con questa parte qua. Allora, guardate, dovete fare questo movimento e andare avanti per 5 minuti continuamente perché si deve formare la maglia glutinica. Guardate, l'impasto, ho finito di impastarlo, è diventato liscio, l'ho fatto a forma di palla. Adesso lo vado a inserire qui. Copro con la pellicola e lo faccio lievitare. Allora, vi dico subito, sono le 10:30 del mattino, fino a stasera alle 7. Poi vi faccio vedere il resto, la continuazione della ricetta. Allora, sto preparando la salsa che andrà sulla pizza. Ho messo la passata di pomodoro, il sale, olio extravergine d'oliva e adesso ci vado a mettere abbondante origano fresco, l'origano che ho preso dal contadino. Ecco qua, adesso con un cucchiaio girerò e amalgamerò tutti gli ingredienti. Ho tagliato anche la mozzarella a pezzettini. Guardate come ben lievitato l'impasto, quante bolle che si vedono in superficie. Adesso vado a stenderlo su questa teglia. Allora, metterò dell'olio extravergine d'oliva sul fondo e verserò l'impasto nella teglia. Aiutandomi con le mani unte d'olio, ho steso l'impasto in tutta la teglia e anche qua. Adesso vado a versarci la salsa di pomodoro. Abbondante mozzarella sulla salsa di pomodoro, anche da questa parte. E adesso vado a fare un altro bel giro d'olio. Allora, aspettate, non esce. Vabbè, comunque, adesso eccolo qua. Ecco qua. Adesso lascerò così come sta la pizza, l'impasto. Sono le 7, quindi la lascerò ancora una mezz'oretta a lievitare. Allora, è passata mezz'ora, ha lievitato ancora. Adesso la vado ad infornare nel forno già caldo, è già arrivato a temperatura 220 gradi per 20 minuti, poi la controllo.